Ma la democrazia è una menzogna. Sentite. Mamma, che domanda difficile. Possiamo passare alla prossima? Eh no, lei è professore adesso a Sciences Po a Parigi, quindi è perfetto. È dura, però la democrazia è l'unica, è fondamentale, va rinnovata continuamente, bisogna avere fiducia. Io sono uno di quelli che pensa che bisogna avere fiducia, bisogna giocare sulla fiducia, bisogna dare fiducia alle persone, ai più giovani. Ma questa contrapposizione che Fiera racconta fra democrazia rappresentativa e finanza, cioè dando in qualche modo dell'ingenuo a chi esercita la prima e a chi crede nella prima, ha una connotazione in realtà che ha a che fare con la realtà o no? Beh sì, c'è sempre l'idea che ci siano delle regole che devono essere applicate, che sono quelle, sono sempre state quelle e quelle funzioneranno, quando invece la verità, andrò anch'io a vederlo il film perché mi ha molto incuriosito, la verità è che oggi è il tempo del dubbio, oggi è il tempo del dubbio. Io invidio molto chi ha certezze su tutto, invidio molto chi ha risposte su tutto, perché cambia tutto di fronte a noi, sta modificandosi tutto, sta modificandosi il modo con cui l'economia distrugge e crea, sta modificandosi il modo con cui le persone vivono. È il tempo in cui il dubbio è sano, non è una cosa sbagliata. Lei ha avuto, appunto, lei ha guidato il nostro paese, ecco, si è mai sentito, come diceva, come propone il film, però in qualche modo manovrato da una forza superiore, che è quella appunto di un ipotetico fondo monetario, comunque di regole economiche di quel tipo? Beh, i mercati sono una cosa tremenda, perché i mercati sono un giudizio che ogni mattina dà una botta, se le cose vanno male, questa botta fa perdere soldi a un paese. Quindi tutta la crisi dell'euro è stata tremenda, perché si trattava di uscire da questa crollo e ci si è riusciti solo in parte, perché le cose continuano a non andar bene, e credo che questo sia il segno che oggi c'è bisogno di risposte innovative, non c'è bisogno di ripercorrere solo le vecchie strade. Una risposta l'ha data Papa Francesco, per esempio, no? Il viaggio a Lesbo, la visita a Lesbo di ieri secondo me è stato un segnale importantissimo. Queste 12 persone sì, che ha portato, peraltro musulmane, quindi insomma, voglio dire, portate con sé a ritorno, hanno un significato profondo, non è soltanto un gesto simbolico. A me ha colpito moltissimo per tante ragioni, ma la prima è questa: mi ha fatto ricordare perché Europa si chiama così. Europa nella mitologia greca era una principessa fenicia di Tiro, si potrebbe dire che era extracomunitaria, perché la Fenicia è fuori dai confini attuali dell'Europa, e viene portata da Zeus via mare a Creta, quindi in Europa. È un messaggio, è una simbologia che è incredibile. Europa era extracomunitaria. Noi oggi pensiamo che la soluzione sia soltanto alzare muri, e pensiamo che i muri siano la nuova voce dell'Europa, credo che sia la cosa più tremenda. A me, dell'esperienza francese che sto facendo, ha colpito molto quello che stiamo facendo nell'università dove sono, cioè insegnare ai rifugiati la lingua del posto, gratuitamente. Sono tanti i rifugiati, e devono imparare la lingua del posto. Se non imparano la lingua del posto, innanzitutto generano subito sfiducia nei confronti delle persone che lì vivono. Quando invece, per esempio, lei ha detto che erano musulmane quelle 12 persone, c'è questa paura nei confronti dell'Islam, nei confronti dei musulmani. L'immagine più forte di questi ultimi tempi, secondo me, è quell'immagine di quel povero Ahmed Merabat, è un nome che forse già ci siamo dimenticati, che era quella persona francese di religione musulmana che portava la divisa della difesa dei cittadini francesi, ed è stato ucciso da un terrorista che in nome dell'Islam ha ucciso un giovane musulmano francese. Davanti alla Charlie Hebdo, la sede Charlie Hebdo. Quelle sono le interrogativi che oggi abbiamo tutti.